La solidarietà di questa sera, la sua sensazione. Era lì l'altra e vita molto bene. Questa solidarietà sì. È una cosa enorme. E non è per me, è per Federico. Facciamo una virgola indietro, ragazzi, tutti. Dai, ce la vediamo meglio tutti, dai, insieme. È dai. Della Federico. C'è stata forse una strumentalizzazione, ci sono stati anche attacchi al ministro. Beh, da parte del Corriere, sì, l'ho sentito. Ci sono strumentalizzazioni di ogni tipo, ecco, una cosa che io disse è la strumentalizzazione di ogni forma del questi sindacalisti che proprio qui si erano messi con le loro striscioni, in realtà stavano strumentalizzando Federico per cercare forse di essere più i loro 5 minuti di celebrità, ma il modo in cui l'hanno fatto causando dolore a me, quindi giù da lì, aggredendo verbalmente il nostro sindaco, li qualifica. Lei ha fatto una denuncia? Sono denunciati perché dopo sono andati via di qui la mattina, avevano il loro congresso in una sala vicino e tra le tante bugie che dicono, continuano a ripetere che la fotografia che purtroppo potuto mostrare fosse porterò oltre l'ispettore della cancelliera in questura per accertare le responsabilità insomma delle chi processo la manifestazione in questo luogo dove siamo stasera. Vedremo, infatti io è una cosa che cosa ti aspetti? Io spero che venga fuori, che si capisca come mai questo dolore ha continuato a pioverci addosso per 8 anni e trovando il culmine in quest'ultimo mese in cui queste persone di questo sindacato, so che non rappresentano una percentuale alta della polizia, però so comunque sanno fare molto male, vorrei che le istituzioni questo impedissero. Vengo adesso dal ufficio del prefetto e lei ci teneva insomma, a ribadire la sua vicinanza e soprattutto lo spirito di collaborazione e di protezione. Queste sono le parole che il prefetto ha voluto dirci. Le istituzioni devono proteggere le famiglie da questo reiterarsi di dolore e fare qualcosa. Patrizia, siamo ripiombati a dopo anni fa, secondo te, o qualcosa è cambiato? Secondo me qualcosa è cambiato. Spero che cambi. In realtà il loro modo di approfittare di questo dolore credo che sia proprio il culmine della disumanità, però in questo modo hanno reso palese a tutti quanto sia difficile per le famiglie lottare per avere giustizia quando dall'altra parte ci sono. E fanno ancora parte della polizia. Ora non sappiamo le commissioni disciplinari cosa decideranno, probabilmente lo sapremo quando saranno finiti i loro servizi di detenzione, quando sia la forma. Ovviamente noi cerchiamo che chi uccide, chi è condannato per omicidio, sia esposto. Grazie. Grazie. Che si dissocia da quel comportamento ad essere presente qui accanto a noi perché ho avuto mille manifestazioni di solidarietà e soprattutto di sdegno nei confronti di quel comportamento. Spero che ci sia questa forza nella polizia pulita di liberarsi delle marce, così le chiamate la manifestazione di oggi. Grazie a voi, buoni dal prefetto ai sempre manifestato vicinanza, però questo non ci ha salvato da una cultura come quella. Sì.
giorni che è terminata tutti i giorni fa. Io ho chiesto questo all'istituzione generale, che si faccia qualcosa, perché è possibile che le famiglie delle vittime continuino ad essere perseguitate anche dopo che sono state espresse 1.016 proprio da persone che appartengono alle istituzioni che dovrebbero proteggere. La protezione è la parola che ha utilizzato per te. Praticamente noi lavoreremo per far sì che non debbano accadere problemi così intensi, si tratta anche di etica, di cultura, oltre che di sanzioni disciplinari che non so, però quello che veramente fa male è questa crudeltà di queste persone e conseguenze. Hanno parlato di sanzioni? No, cioè io non so se siano sanzioni disciplinari, no? Non so, penso, ma no, non siamo arrivati a questo punto, non mi riguarda. Quello che mi interessa è veramente che questo non possa ancora accadere, cioè manifestare proprio in prossimità della famiglia delle vittime, manifestando solidarietà agli assassini, è disumano. Cioè, è disumano per chiunque figurarsi per chi appartiene alle forze dell'ordine, che dovrebbe essere un esempio di rettitudine in questo caso. E con questo che non va in chiesto del luogo, del punto, no? Si troverà una manifestazione qui e non di fronte al tribunale o non di fronte a un luogo. Cioè, il luogo, nessuno si sia posto il problema dell'opportunità, questa cosa. Il problema dell'opportunità se l'è posta il sindaco quella mattina, sì. E avete visto come è andata a finire. E oggi non, di questo aspetto non ne avete parlato. Perché è oggetto di approfondimento. Comunque, cioè, loro volevano proprio stare qui. Quando il sindaco gli ha detto andate che ci metti fino a no, vogliono esattamente stare qui. Così come qualche giorno prima, sempre qui erano stati, gli era stato segnalato del perché, ma lì hanno voluto ritornare. Dai, Patrizia, Andrea, preparati. Dobbiamo andare via tutti. Via per favore, tira la sottoscritta un attimo. Questo è confermato, se mi posso. Io, Patrizia, fino un attimo, sì. Scusami, posso un attimo? Dai, vai pure. Non riesco a muoverti. Aspetta, no, perché se no lei è coperta. Cioè, aspetta che mi do. Non riesco a muoverti, quindi andiamoli a Napoli a picchiare i camorristi, questi bastardi. Ma sono tutti educati, sono Palermo, tutti chiari, aiutati, non viene nessuno, tutti bastardi infami. Tutti bastardi. Ti chiami, mi stanno assalendo, non ci vengono, sono di merda. Ma sono tutti buoni, tutti vicini, tutti chiari, tutti europei. Vengono a casa da certo, prendono i tuoi figli. Hai ragione. Però mantenendo l'immagine di qualità. Vieni qua, è stato ucciso senza nessuna ragione. Io credo di essere sempre se le vostre vite che vibrate, chiamare fortissimamente di voi stessi. Sono qualcosa di meraviglioso, unico. Non si possa vincere in quella maniera. Grazie. Credo di stare attenti a controllare le istituzioni, noi stessi possiamo controllare, dobbiamo avere fiducia in loro, però nello stesso tempo loro, possiamo fare anche noi di questo sistema. Devono buttare via le persone che non sono degne di gestire una divisa. Solo così. Verso altri figli in questo modo. Dai, sono già molto. Tutto
scorso ventennio ha detto che dai, te le metto su io, te le porto io, pediscono il licenziamento, però ha detto un'altra cosa, che sarà valutato l'onore che certe persone nello svolgere il loro lavoro abbiano nel loro lavoro da uccidere, e nelle sentenze chi avrà avuto modo di leggere anche di venire a conoscere anche attraverso la stampa, in ogni riga di ogni sentenza si parla di disonore di chi ha ucciso quel ragazzo, disonore che purtroppo lo si vede anche in tantissimi altri casi per chiunque, non nascondiamo il caso di Stefano Cucchi, il caso di Ferrulli, ma tantissimi, ma con questo non si deve generalizzare, però bisogna concentrarsi sulle responsabilità delle persone che in divisa abbiano a disonorare quella divisa, perché io quella divisa io l'amo, perché il simbolo che dovrebbe rappresentare è un simbolo di rispetto della vita, della dignità di tutto. Poi può succedere anche l'irreparabile, però in quel momento da quella divisa deve uscire l'uomo, deve uscire la persona, deve dire ho sbagliato, è successo questo, ma perché quel silenzio per 8 anni? Perché costringere una famiglia e tutti noi a uno sforzo così disumano per arrivare alla verità? E quando tutto sembra concluso, ecco, una voltarsi le spalle del Patrizia che in questo luogo ha dovuto addirittura venire da un principio per mostrare quell'immagine terribile, orrenda, che è qualcosa di disumano mettere queste immagini, perché ci crea un dolore vicino. Ma quello che mi ha dato fastidio l'altro giorno, perché manifestare si può manifestare, è un diritto, esercisce la Costituzione, però un sindaco che viene a chiedere spostatevi per favore, per rispetto di una madre, cosa costava a queste persone dire sì, guarda, mi scusi, mi sposto, un po' di equilibrio, un po' di... ha detto bene il ministro Gargiulli, appunto, quelle persone non rappresentano la politica, mi auguro che di fatto lo dimostri, non so con quali provvedimenti possono essere presi, però questo secondo me va a rispettare chi quella divisa la rispetta tutti i giorni, il silenzio dando la sua vita perché le cose vadano nel modo più corretto. Io a quei poliziotti tendo la mano, non tendo la mano agli assassini, a chi disonora quella divisa. Io chiedo soltanto che quella divisa sia svestita, quei signori torneranno liberi fra un po', va benissimo. La sentenza, sappiamo per quali motivi, che non sto qui a dire, magari si vorrà informare tra noi, però per la divisa va in porto, cioè che solo quello che io torneranno in vita. Grazie Ferrara, grazie. Per Federico!
cose insieme, però mantenendo l'immagine bella, pulita di Federico, che quella mattina, ripeto, non aveva fatto niente di male ed è stato ucciso senza una ragione. Io vi chiedo di essere sempre nella vostra vita equilibrati, di amare fortissimamente i vostri figli, più di voi stessi anche, perché i figli sono un qualcosa di meraviglioso, unico. Pronto? Fatto di più, neanche con quella.